Questa che stiamo percorrendo è la scala che porta nel silenzio del cimitero di Isernia. Questi loculi sono stati costruiti qui per tenerli a riparo dal clamore terreno. Ma c'è qualcosa che disturba il loro eterno riposo. Le firme le abbiamo raccolte, sono andate decisamente ben oltre le 750. Siamo andati sul migliaio di firme. Italexit, il partito di Gianluigi Paragone, per presentarsi alle prossime elezioni del 25 settembre, ha certificato decine di firme false. Questa firma che è stata apposta su questo documento risale all'agosto del 2022. E mio marito era cominciato a febbraio, 2 anni. Fra queste firme ci sono anche quelle dei deceduti di questo cimitero. Noi siamo italiani, siamo nazionalisti. Il giornalista o sei capace di farlo o per lei va bene che ci siano i morti. Italexit nasce come partito euroscettico e contro la NATO ed è la creatura politica del senatore Gianluigi Paragone. Siamo gli unici che vogliono uscire dall'Unione Europea, la nostra posizione fuori dalla NATO. Il senatore Paragone, aizzando le piazze Novax, è diventato l'idolo dei complottisti contro i vaccini. No all'obbligo vaccinale per i nostri figli, per i nostri adolescenti. Forte di questo consenso popolare, Italexit decide di candidarsi alle prossime elezioni. La campagna elettorale all'insegna del noi non dimentichiamo. Così come democraticamente li abbiamo creati, democraticamente li distruggeremo e li sconfiggeremo. È in questo momento che nel partito arriva il senatore William De Vecchis. Ciao, senatore, volevo solo stringere la mano. Grazie. Da sempre vicino all'estrema destra. Tornare un pochino a casa dopo essere stato ospite, forse anche gradito in un altro partito, ma a casa è sempre casa. Noi siamo italiani e siamo nazionalisti. Un abbraccio a tutti. Chi bolla non fa, no? Vai! Un'altra cosa. De Vecchis ha iniziato a partecipare a tutti gli incontri preelettorali e ha iniziato a parlare anche di situazioni da recuperare. Ed è lì che abbiamo iniziato a capire. È De Vecchis a portare in Italexit la nuova classe dirigente. Mauro Gonnelli, ex Lega, il boss della banda della Magliana, lo definì un mitomane impiastrato con la malavita. Io sono un militante, non ho ruoli. Ho zero ruoli. Ne sa molto per... Stefano Andrini, estremista di destra, già coinvolto nel processo Mockbell. Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, in testa alla corrente degli ex MSI emarginati da Fratelli d'Italia. C'è stata una sostituzione bella e buona della base. Praticamente il partito vira a 180 gradi. All'improvviso è diventato il partito della nuova destra. Per capire chi sono i nuovi protagonisti di Italexit, ci siamo infiltrati alle loro manifestazioni. Provano a infiltrarsi, e loro trovano il sistema a metterlo in crisi. Te devo dire, satire e mazzate. Lui porta le mazzate, io la faccio. Anche lui è candidato. No, ciao, Alessandro. È qui che scopriamo che uno dei candidati di Italexit è Giustino Duva, leader della rete dei patrioti. Un movimento estremista distaccatosi da Forza Nuova. Movimento nazionale Rete dei Patrioti. Io sarei il portavoce nazionale. Cerchiamo di fare un blocco sociale. Ma i candidati di punta vengono tutti da Casa Pound. Tra questi Paragone scommette tutto su Carlotta Chiaraluce, leader di Casa Pound a Ostia. Casa Pound, come ho già detto, è casa mia e sarò la voce di tanti che sono stati emarginati, ghettizzati. Così il carrozzone di Talexi, che è vicino a raggiungere lo sbarramento del 3%, rischia di portare gli estremisti di destra in Parlamento, all'oscuro, dei sostenitori della prima ora. Ormai sono tutti Casa Pound, non è che ci sono un'infiltrazione. Paragone non ha mai parlato di Casa Pound, altrimenti la bomba in casa sarebbe scoppiata prima. Casa Pound, fronte casa dei patrioti, non è un rapporto organico, no? Non è organico. Non... Difficile pensare che non state facendo il taxi per portare l'estrema destra in Parlamento. Il taxi è una frase che te la ricaccio in gola. Italexit è totalmente, fin dall'inizio, infiltrata da Casa Pound. Paragone ha raccolto tutta l'ultradestra italiana. Hanno fatto accordi sotto banco con Casa Pound. E lo so per certo, perché quegli accordi li ho fatti io. C'è stato uno svuotamento generale e la base è stata rimpiazzata. Senza la base come cazzo fai a raccogliere le firme? Ti rivolgi a quelli di Casa Pound? Nel Lazio i banchetti per le firme sono stati fatti tutti da Casa Pound. In Toscana so per certo che sono state usate le sedi di Casa Pound per l'attività elettorale. Tra le regioni in cui i militanti di Casa Pound hanno dato un grande contributo nella raccolta delle firme, c'è proprio in Molise.
In Molise sono andati e hanno usato il metodo Casa Pound. Hanno raccolto oltre 1000 firme e Baruguin ha fatto uno show sui social vantandosi di questo risultato. Le firme le abbiamo raccolte, siamo andati sul migliaio. Qui con me c'è William De Vecchis. Ciao a tutti, viva il Molise! Ma a me viene da ridere a pensare come sono state raccolte. Loro nel giro di una giornata e mezza erano raccolto, secondo loro, oltre 1000 firme. Secondo te è possibile raccogliere in Molise 1000 firme? No, nessuno lo poteva fare, né Paragone né tantomeno altri personaggi che hanno presentato le liste. Tutte bugie, e quei banchetti servivano a coprire la magagna che c'è sotto su queste firme. Questa è la verità. Ma quando le liste sono arrivate alla Corte d'Appello, sono state bocciate, perché secondo il Tribunale, nei fascicoli presentati, c'è più di un'irregolarità. Il Molise è decaduto per questo, le firme valide non erano abbastanza. In molti, moltissimi casi qualcuno ha firmato più volte, per non parlare dei morti che risultano aver firmato. De Vecchis è andato lì col timbro senatoriale a certificare queste firme, ma se uno è morto come ha fatto a mettere la firma? Eccoli i fascicoli presentati da Italexit per la missione delle liste in Molise. Dentro ci sono decine di sottoscrizioni irregolari. Oltre a doppie firme, ci sono anche quelle che appartengono a persone decedute prima che la raccolta avesse inizio. Questa firma che è stata apposta su questo documento risale all'agosto del 2022. Mio marito è morto a febbraio, fa 2 anni. Queste firme sono state fatte ad agosto del 2022. Ma mio nonno è morto il 31 luglio. Ah, ma sono 5 anni che è morto col mamma Gali. Mamma Gali è stata da mia madre a firmare. Quella non è la firma di mia madre, in assoluto. Ma di questa storia, nonostante le evidenze, i senatori De Vecchis e Paragone non vogliono parlare. Paragone Fanpage, buonasera. Oh! Io vorrei parlare di Molise invece con lei. Come Molise lasciamo stare? No. Ma perché De Vecchis ha autenticato una lista con persone purtroppo decedute? Non abbiamo visto non queste è questo liste. Che lei sa, mi scusi, te. Mi scusi. No, non è mi questo scusi. Che sta vedendo te. No, lì c'è senatore, stata una truffa. Senatore. Non è questo che senatore. Sta vedendo te. Allora, dopo quella scavola, hanno qui da dire che... L'ha tumulata lei? Sì, sì. Che anno l'ha tumulata? 2018. Senatore, lo chiedo a lei, visto che lei ha autenticato delle firme, ci sono i suoi timbri, no? Lo riconosce? Sì, ma non voglio... No, no, me lo spieghi invece. Questo lo riconosce, questo timbro, perché lei ha autenticato delle firme con persone decedute dentro... Ancora, senatore. Non sapeva nemmeno firmare mio nonno. Oh, io voglio andare proprio in questura e sporgere denuncia. Certo. Perché queste sono cose che non si fa, questa è una truffa ai danni di mio nonno. Non è la firma di mia mamma, ma dà fastidio quando mi si toccano i parenti morti, specialmente i genitori. Anche se la potesse riconoscere, non è possibile che questa sia la sua. Avvocato, mi spiega se fra le firme c'è una persona che purtroppo è deceduta, se è un reato o no? Ma non mi può chiedere una cosa del genere perché non ne ho idea. Paragone si rifugia in macchina, convinto di poterci dare lezioni di giornalismo. Ho portato le persone decedute dentro le firme, i moduli vuoti, le doppie firme. Il giornalista o sei capace di farlo, cioè, o per lei va bene che ci siano i moduli con la firme. La denuncia portano.